Villa Arcobaleno. Perché questo nome? Direi per la vetrata dell'ingresso che con i suoi vetri colorati dà proprio l'impressione dell'arcobaleno. Figuriamoci quando erano tutti al loro posto, l'effetto doveva essere sorprendente. I listelli in legno dei pavimenti sono quasi tutti saltati, sia in questa camera che nel salotto che vedremo più avanti. Per quale motivo? Instabilità, manutenzione assente, usura dei materiali, ma la struttura sembra ancora solida, anche se i segni dell'abbandono sono evidenti. È una dimora di una famiglia medio-alto borghese che all'improvviso abbandona la sua residenza, lasciando tutto com'era, mobili, suppellettili, un pianoforte, libri, biancheria e via dicendo. Come in un fermo immagine, la scena è muta, sono scomparsi i rumori, i suoni, le voci della quotidianità. La camera mostra evidenti segni di un incendio. Mobili accatastati nei corridoi, preludio di che cosa? Non è la prima volta che incontriamo ville nelle quali il fluire degli eventi si blocca ed il tempo si ferma in quel momento, in quel giorno, di quel mese, di quell'anno. Quale anno? L'ignoto comanda. Tutto rimane immobile nel tempo che fu ed il silenzio che ci rincorre è il vero padrone di casa.